Abbiamo dedicato già svariati video a Cartesio, a René Descartes, grande filosofo francese del 600, ma oggi concludiamo. Oggi ultimo capitolo della nostra analisi e presentazione di questo grande filosofo francese, un ultimo capitolo però importante che dedichiamo all'uomo e in parte anche agli animali, perché abbiamo detto che esiste una res cogitans, abbiamo detto che esiste una res extensa, ma dobbiamo vedere come convivono queste due sostanze negli esseri viventi, in particolare nell'uomo, perché vedremo che gli animali avranno un'analisi a parte molto breve. Andiamo a cominciare. Un po' di caffè, proprio un sorsino nella tazza di Friends, la appoggiamo qua. Batman c'è ed è lì che ci guarda come sempre, la nostra mascotte. Se è la prima volta che capitate in questo canale, io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori e questo canale mi serve per preparare delle video lezioni asincrone, come si dice ormai nel linguaggio burocratico del ministero, per i miei studenti, ma anche per chiunque sia interessato a seguire queste lezioni e un po' a rifare o a ristudiare o a studiare per la prima volta il programma di storia e di filosofia che si affronta nel triennio delle superiori. Oggi, ripeto, come ho detto in premessa, la lezione riguarda la filosofia di Cartesio e concludiamo poi il percorso su Cartesio. In descrizione trovate già, se avete perso le puntate precedenti, la playlist dedicata proprio alla filosofia cartesiana, oltre alla playlist di tutte le lezioni che ho fatto di filosofia, che ormai sono direi quasi una settantina, insomma una marea di roba. Trovate tutto, se volete consultare trovate e potete rivedere quello che vi manca. Riassunto brevissimo delle puntate precedenti per chi non ha voglia di rivederci i video. Noi abbiamo presentato con Cartesio un metodo, prima di tutto, perché lui vuole trovare un metodo utile per conoscere e orientarsi nella vita, un metodo fondato su quattro regole. Poi abbiamo dimostrato, o almeno Cartesio ritiene di aver dimostrato, che questo metodo è fondato, cioè ha una sua base solida su cui appoggia, e poi abbiamo dimostrato che Dio esiste, e poi abbiamo dimostrato che tutto ciò che percepiamo è affidabile se lo percepiamo con evidenza, se lo percepiamo con sicurezza. Detto questo, abbiamo anche introdotto due sostanze alla fine di tutto questo discorso che compongono il mondo in cui noi viviamo: la res cogitans, cioè la sostanza pensante, e la res extensa, cioè la sostanza materiale, la sostanza estesa. Queste due realtà costituiscono tutto il nostro mondo. Tutto ciò che noi vediamo, percepiamo, tutto ciò di cui facciamo esperienza è formato da res extensa e o la res cogitans. Non ci sono alternative. Difatti siamo davanti, l'avevamo già detto nei video precedenti, a un nettissimo dualismo. Anche perché queste due sostanze non solo sono due e diverse, ma sono anche l'una l'opposto dell'altra per molti versi. Se ci pensiamo bene, la res cogitans è immateriale, la res extensa invece è materiale. La res cogitans è libera, la res extensa invece è meccanicamente determinata, e così via. La res cogitans è sostanzialmente l'anima, la res extensa è la materia. Questo è quello che ci siamo già detti nelle lezioni precedenti, che valeva la pena però riprendere, perché adesso da qui ripartiamo. Perché Cartesio ci ha presentato un mondo che è davvero spaccato a metà e che è spaccato a metà soprattutto dentro all'uomo, per quanto riguarda l'uomo, perché mentre Batman, la tazza, le cose materiali sono pura res extensa, cioè sono solo materia, non c'è dentro un'anima, non c'è dentro una coscienza, non c'è dentro una res cogitans, noi in realtà non siamo fatti così. Noi siamo due cose contemporaneamente, in noi questo dualismo è particolarmente evidente, perché noi siamo una res cogitans, cioè una parte che pensa, un qualcosa che pensa, una sostanza pensante, e siamo però contemporaneamente anche una res extensa, cioè siamo anche un corpo, una materia. Come fanno a convivere questa sostanza pensante, libera, spirituale, immateriale, eccetera, e contemporaneamente una sostanza materiale meccanicamente determinata? Come possono combinarsi insieme queste due realtà? Cartesio lo analizza e cerca di dare una sua spiegazione, che vedremo poi convincente fino a un certo punto. Ma la cosa intanto importante che mi preme sottolinearvi è questa. Attenzione, perché questo approccio di Cartesio ha influenzato notevolmente la filosofia in generale e la cultura occidentale fino, direi, almeno all'Ottocento, al Novecento. Qual è l'approccio della cultura occidentale davanti, ad esempio, al corpo umano?
la medicina occidentale come tratta il corpo umano, come lo trattava fino a fine 800, inizio 900. Oggi magari qualcosa è cambiato, non troppo, ma qualcosa sta cambiando. L'approccio è quello di studiare il corpo umano come se fosse una macchina, no? Quando voi andate dal medico e vi dite al medico: ho dei dolorini, mi sento stanco, mi sento fiacco, non lo so, qualsiasi problema voi abbiate, spero non ne abbiate, ma può darsi che prima o poi vi capitino, il medico di solito, se sono problemi lievi, cosa dice? Beh, andiamo a fare delle belle analisi del sangue, in cui andate in ospedale, vi fanno il prelievo, analizzano il sangue, vi danno un referto con tutti i dati, quanto il valore del potassio, che ne so, il valore dei globuli bianchi, il valore di questo, il valore di quello, tutti belli numerati. Se avete mai guardato delle analisi del sangue, il referto delle analisi del sangue, vedete che c'è il vostro valore e poi il valore medio in cui ci dovrebbe stare per essere nella norma, no? Ecco, se noi guardiamo questi referti, che vabbè, le analisi del sangue sono un esempio, ma ce ne sono di tutti i tipi, andate a fare i raggi, andate a fare la TAC, eccetera, sono sempre referti, anche quelli, certo, magari più grafici che numerici, però sempre referti sono. In fondo non sono poi così diversi da quello che potrebbe fare un tecnico davanti ad un computer, davanti ad un robot, che so, uno che tu porti il computer al negozio di computer dicendo: il mio computer non va bene, è troppo lento. Loro fanno dei test diagnostici di solito, no? E anche lì cosa ottengono? Velocità di, che so, elaborazione dei dati, stato di consumo della batteria, eccetera, una serie di dati, di parametri che possono essere nella norma o fuori norma. Analizzano il computer allo stesso modo in cui, o simile almeno, in cui il medico analizza il vostro corpo, no? Fanno delle scansioni, come in fondo la TAC fa una scansione del vostro corpo, fanno dei test, come l'analisi del sangue sono un test di una parte del vostro corpo, eccetera. Cioè l'approccio davanti al corpo e ai problemi del corpo è un approccio di tipo meccanico, potremmo dirla così per semplificare, no? Perché questo? Perché Cartesio ci dice che il corpo è una macchina, il corpo è una parte di se stessa, è materia che segue la meccanica, che segue le leggi della fisica, dicevamo l'altra volta, della chimica, della biologia, è meccanicamente determinata, cioè non è libera, non sceglie il corpo cosa essere, cosa non essere, segue delle leggi, leggi quantificabili, leggi fisiche, biologiche, chimiche, ed obbedisce a quelle leggi. Quindi se c'è un parametro che si discosta da quelle leggi, questo può generare un problema. E come si risolvono i problemi del corpo? Si risolve intervenendo su quei parametri. C'è un potassio molto basso, mangiate banane, no? Cioè vi si dice cambiare la dieta in modo da incrementare il tasso di potassio nel sangue e in modo da migliorare quel parametro e ritornare nella norma. Così come se voi portate l'automobile dal meccanico, dice: c'è poco olio, rabocchiamo l'olio, aggiungiamo olio e adesso vedrai che la macchina funziona meglio. Il nostro corpo come un'automobile, in un certo senso, il nostro corpo come una macchina. D'altronde, quando c'è, che so, un organo che non va più bene, che ha dei difetti, noi ci mettiamo in lista per i trapianti, se tutto va bene, e ci cambiano il pezzo, come in un'automobile si cambia il pezzo, non va più il carburatore, cambiamolo. Qualcuno ti è venuto addosso, hai una ammaccatura, riverniciamo, cambiamo il pezzo, come noi ci mettiamo in fondo il gesso o quello che è, in attesa che le cose tornino a posto. Allora, questo approccio, ripeto, di guardare al corpo umano quasi come fosse una macchina, è un approccio che deriva direttamente da Cartesio. È Cartesio che molto esplicitamente descrive così il corpo umano, descrive così qualsiasi corpo fisico. I corpi sono macchine, i corpi sono simili a macchine e come macchine vanno trattati. Diversa è la questione dell'anima. L'anima è un'altra faccenda, l'anima è un'altra cosa, perché l'anima non segue queste regole, non ha di questi problemi, non si gestisce allo stesso modo. Ma appunto perché c'è un rigido dualismo, l'anima dobbiamo per il momento lasciarla da parte. Quando abbiamo dei problemi per il corpo, dobbiamo affrontarli come se fosse una macchina. Questo è particolarmente evidente se poi confrontiamo l'approccio della medicina occidentale con quello della medicina invece orientale, che forse avrete visto, sentito così vagamente tratteggiare. L'approccio, anche noi adesso non entriamo troppo in dettaglio, ma qual è la grande differenza che salta subito agli occhi? Che la medicina orientale ha un approccio generalmente, per quanto poi magari meno efficace in certi punti, eccetera, ma generalmente un approccio più a tutto tondo davanti al soggetto, davanti al paziente. Il paziente non ha mai solo un problema fisico, meccanico, ma i problemi fisici sono visti sempre in relazione a problemi spirituali, a problemi che investono la coscienza, che investono la persona nella sua totalità.
nella medicina orientale non c'è questa rigida divisione tra una parte spirituale, diciamo l'anima, e una parte materiale, diciamo il corpo. Le due cose vanno di pari passo, pertanto la medicina orientale ritiene ad esempio che problemi di natura psicologica si riflettano direttamente sul corpo e viceversa problemi fisici si possono riflettere sulla psicologia e sulla psiche dell'individuo. Ecco, oggi la medicina occidentale si è tesa un po' ad avvicinare a questo approccio di tipo diverso, nel senso che soprattutto direi da Freud in poi ci si è resi conto, quindi lo faremo in Freud però più avanti, da Freud in poi ci si è resi conto che i problemi della psiche hanno spesso conseguenze fisiche e i problemi fisici hanno spesso conseguenze psicologiche, che non c'è questa rigida netta divisione come la vedeva Cartesio. Però è un approccio a cui si è arrivati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e comunque a fatica, e comunque non ancora poi così stabile, non ancora poi così accettato da tutte le branche della medicina. Quindi il pensiero di Cartesio ha davvero influenzato notevolmente l'approccio di molti, della cultura occidentale in generale, e dobbiamo pensare che ha influenzato l'approccio sia per quanto riguarda il corpo umano, ma non solo il corpo umano, perché adesso apriamo una veloce parentesi, ma che è importante, riguardo agli animali. Allora, Cartesio si esprime in maniera piuttosto dura sugli animali, cioè lui, analizzando il corpo animale, cioè i cani, i gatti, i leoni, tutti gli animali che volete, i pappagalli, eccetera, sostiene che questi animali non siano dotati di res cogitans, ma siano pura res extensa. Cosa significa? Lui dice, beh, intanto, l'uomo siamo sicuri che ha una res cogitans, perché abbiamo detto cogito ergo sum, sappiamo di esistere, abbiamo coscienza di esistere, e in quanto capaci di dubitare, in quanto capaci di pensare, siamo qualcosa che pensa, e quindi abbiamo una res cogitans. Però gli animali sono capaci di pensare, gli animali sono capaci di aver coscienza di loro stessi, si rendono conto di esistere, hanno dei dubbi sulla loro reale esistenza oppure no? Questo è un discorso su cui si potrebbe dibattere. Cartesio però è abbastanza netto e drastico su questa questione, ritiene che gli animali non siano in grado di fare tutto questo. Perché? Intanto gli animali non sono in grado di comunicare tra loro, dice Cartesio, non hanno un linguaggio vero. Quel barlume di linguaggio, quello che ci pare essere linguaggio, secondo Cartesio, è o imitazione di suoni emessi dagli uomini, ad esempio i pappagalli che ad esempio ripetono le parole magari degli uomini senza però capire che cosa sono. Quindi è semplicemente una ripetizione, un'imitazione di qualcosa senza rendersi conto di cosa questa cosa sia. E quindi quando ci sembra che comunichino, o non fanno altro che imitare altre cose, altri esseri tipo l'uomo, oppure non comunicano davvero, ma semplicemente hanno potremmo chiamarli così con un linguaggio più moderno, dei riflessi condizionati, cioè delle emozioni che partono dal corpo e però non hanno niente di psicologico, niente di, diciamo così, legato alla res cogitans. Cioè, Cartesio è convinto che esistono, adesso lo vedremo un po' più avanti in questo stesso video anche meglio, che esistono delle emozioni che nascono nella res stessa, degli umori li chiama anche. Cioè, ad esempio, quando un animale, ma anche un uomo, ha fame, possiamo sentire quasi lo stomaco che brontola, no? Sentire un dolore allo stomaco. Ecco, quello non è un sentimento dell'anima, non è un sentimento della res cogitans, è un umore, una reazione direi quasi meccanica, anzi per Cartesio meccanica, che parte dallo stomaco, che parte dal corpo. Poi comunica all'uomo che è la fame, l'uomo decide se mangiare oppure no, ma negli animali non c'è poi la riflessione, la coscienza di questa affezione, di questa emozione, semplicemente hanno fame e cercano subito di soddisfare questa fame, agiscono come macchine, hanno un impulso, lo stomaco che comunica la fame, e cercano immediatamente di soddisfarlo, senza pensarci sopra, senza essere in grado di pensarci sopra. Ecco, gli animali, secondo Cartesio, agiscono così, tutta una serie di impulsi, di riflessi condizionati, senza vera coscienza. Gli animali, pertanto, sono pura res extensa, sono macchine, sono come degli automi, sono come dei robot, non hanno coscienza, e quindi non hanno neppure pensieri. Secondo Cartesio, gli animali non sono in grado di pensare, non magari come possiamo dire oggi hanno dei pensieri meno elaborati dei nostri, no, non pensano, non comunicano, non sentono veramente a livello dell'anima le cose, e pertanto non hanno un'anima, non hanno una res cogitans. Quindi gli animali, dobbiamo curarli oppure no? Dobbiamo considerarli alla pari nostro oppure no? Ovvio che per Cartesio no. Gli animali non sono paragonabili all'uomo, sono piuttosto molto più simili a una pietra che a un uomo.
sono molto più simili a un po' d'acqua che a un uomo. Sono materia, materia inanimata. Certo, materia che si muove, che è capace di muoversi, di fare delle cose, di mangiare, di correre, eccetera, ma questo senza aver coscienza di sé. Qui c'è un passo indietro rispetto a quello che aveva detto, per esempio, anche Aristotele nell'antica Grecia. Se vi ricordate, Aristotele, parlando dell'anima, distingueva tre funzioni dell'anima: l'anima vegetativa, l'anima sensitiva e l'anima razionale. L'anima vegetativa era tipica di tutti gli esseri viventi, animali, piante, uomini; quella sensitiva, uomini e animali; quella razionale, solo gli uomini. Quindi Aristotele diceva: sì, esistono diverse capacità dell'anima, alcuni esseri hanno un'anima più capace, alcuni esseri hanno un'anima meno capace, però sempre anima è. E gli animali in fondo erano, diciamo, degli uomini un po' meno capaci, perché non avevano la razionalità, però sentivano, però si muovevano, però qualche cosa sapevano fare, la loro anima era capace, aveva alcune qualità, qualche capacità sapeva metterle in campo. Qui per Cartesio si fa un passo indietro: gli animali non hanno neppure l'anima. Non si può neppure parlare di questa anima sensitiva, sono ancora meno, ancora più distanti dall'uomo, ripeto, sono molto più vicini a un sasso che a un uomo. Pertanto, qual è stato da Cartesio in poi l'approccio dell'uomo moderno nei confronti del mondo animale? È stato un approccio spesso, diciamo, molto duro, nel senso che l'uomo moderno, figlio anche della mentalità che Cartesio ha messo in piedi, ha trattato gli animali come materia, non come esseri viventi, molto spesso, e quindi ad esempio non si è posto troppi problemi per molto tempo sulla la ricerca scientifica usando gli animali come cavie. L'uomo nel 700, nell'800 usava tranquillamente gli animali, anche gli animali quelli un pochino più simili all'uomo, quelli che noi oggi pensiamo siano più in grado di pensare, e li usava come cavie, senza tanti problemi, senza porsi problemi di diritti degli animali. Non aveva neppure tanto senso parlare di diritti degli animali, mica parliamo dei diritti di una pietra. E allora, se non parliamo dei diritti di una pietra, che senso ha parlare dei diritti degli animali nell'ottica cartesiana? Capite? Gli animali erano visti davvero come materia di cui si poteva disporre a piacimento, su cui si poteva fare sperimentazioni, che potevano essere usati senza problemi. Non c'era neppure lo scrupolo di non essere violenti contro gli animali, perché, ripeto, si può avere scrupoli di non essere violenti contro una pietra. E gli animali venivano trattati quasi allo stesso modo. E questo figlio però di un approccio, ripeto, cartesiano, che nel corso poi del Novecento è stato ampiamente criticato. Ovviamente tutte le filosofie più contemporanee, quelle che hanno rivalutato di molto il mondo animale, la capacità degli animali di sentire, di provare emozioni, di soffrire soprattutto, di provare piacere e dolore e di essere molto più simili a noi di quanto non si pensasse, hanno soppiantato questo sistema cartesiano, fortemente criticato questo approccio cartesiano. Ma sappiate che fino più o meno a metà dell'Ottocento questo approccio cartesiano era quello dominante nella mentalità comune, nella mentalità dell'uomo moderno. Sarà poi Darwin, con la teoria dell'evoluzione della specie, a mettere in crisi questo sistema, perché Darwin ci dimostrerà che l'uomo non è poi così diverso dagli animali, anzi, l'uomo è un animale che semplicemente ha fatto uno scatto evolutivo, ma deriva dalle scimmie, e quindi non c'è tutta questa grande differenza. Gli animali sono molto più simili a noi di quanto siano simili ovviamente alle pietre o alle piante. Ma questo arriva a metà dell'Ottocento con Darwin, e poi un po' alla volta si impone con difficoltà, eccetera, ci vorrà del tempo. È un approccio che direi viene recepito solo nel Novecento in pratica. Fino all'Ottocento e al Seicento, per un paio di secoli, due o tre secoli, l'approccio cartesiano, almeno in Occidente, è l'approccio davvero dominante. Detto questo, torniamo però indietro un attimo e torniamo all'uomo, perché gli animali, abbiamo detto, Cartesio lì così li mette un po' in disparte, non li considera, o li considera molto male, però sull'uomo spende molte parole, perché dobbiamo vedere come fanno a convivere queste due sostanze nell'uomo. Ecco, come convivono? Intanto, diciamola così, noi abbiamo detto che dentro noi c'è una res cogitans che pensa ed è libera, e però il corpo nostro è res estensa. Chiaramente noi siamo sicuri che le due sostanze riescano in qualche modo a comunicare, perché quando pensiamo di voler fare una cosa, poi riusciamo a farla. Se io adesso penso voglio alzare il braccio destro, lo alzo, voglio alzare il braccio sinistro, lo alzo. Perché? Perché evidentemente la mia res cogitans riesce a dare degli ordini alla mia res estensa, riesce a dare degli ordini al mio corpo. Quindi c'è una, in qualche modo, una comunicazione tra la coscienza e la materia, tra la res cogitans e la res estensa. Ma come può avvenire questa
comunicazione, visto che una è immateriale e l'altra è materiale. L'una è psichica, potremmo dire, e l'altra è concreta, fisica. Come si possono comunicare? Allora, Cartesio tenta di dare una sua spiegazione, una spiegazione che oggi è ritenuta pseudo-filosofica e pseudo-scientifica, nel senso che non è chiaramente motivata dal punto di vista filosofico, non è per nulla motivata dal punto di vista scientifico, non ci sono evidenze, non ci sono prove di quello che dice Cartesio, però, come sappiamo già, Cartesio ha un approccio a prioristico e quindi prove a lui servivano poche. Lui dice questo, ve la riporto perché storicamente ha un suo peso, è famosa, però superatissima. Dice questo: per trovare il punto di comunicazione, il tramite tra l'una sostanza e l'altra, bisogna guardare come è fatto il corpo umano. Bisogna guardare soprattutto come è fatto il cervello, perché in fondo ci rendiamo conto che lì nel cervello ci deve essere la chiave per la comunicazione tra la psiche, tra l'anima e il corpo. Per quanto se ne sapeva al tempo, della medicina del tempo, il corpo umano era formato, e il cervello anche, da molte parti doppie. Ad esempio, noi abbiamo due mani, due braccia, due occhi, due orecchi, due narici, eccetera. Quasi tutto quello che abbiamo sembra essere doppio. L'uomo, l'essere umano, sembra essere simmetrico, in un certo senso, rispetto a un asse di simmetria che lo divide a metà. Vedete, se io faccio passare un asse di simmetria qua, più o meno sono uguale da entrambi i lati. Lo stesso dicasi per il cervello, perché se io guardo il cervello, se lo guardo come lo guardavano nel 600, al 600 non sapevano ancora quali erano le aree del linguaggio, della creatività, come sappiamo oggi. Allora, guardare il cervello come lo si vedeva quelle poche volte che si guardavano i cadaveri, perché si stava iniziando in quel periodo a dissezionare i cadaveri, cosa si scopre? Che il cervello è, avete presente come è fatto un cervello? Penso di sì, è un oggetto, adesso non saprei dire che forma ha, una forma tondeggiante, sferica, no, una sfera allungata, boh, una forma strana, però anche il cervello sembra essere simmetrico, no? Perché ha i due emisferi, no? È diviso a metà e sembrano uguali le due parti a destra e a sinistra. Quindi anche nel cervello tutto sembra essere doppio, come tutto è doppio nel corpo. Ebbene, però, guardando meglio il cervello, ci accorgiamo, dice Cartesio, che esiste una parte del cervello che è singola, singolare, che non è doppia. L'unica parte del cervello che è singola e che non è doppia. Proprio per questa sua caratteristica di unicità, proprio perché è l'unica a non essere doppia, questa parte, secondo Cartesio, deve essere rilevantissima. Deve essere la parte che permette il passaggio delle informazioni dalla res cogitans alla res extensa. Questa parte viene chiamata da Cartesio ghiandola pineale, e oggi quella che lui individuava come ghiandola pineale è famosa, la medicina la chiama epifisi, è una parte veramente presente nel cervello, che ha una sua funzione, eccetera. Certo non è quella che permette il passaggio delle informazioni, però è una parte importante del cervello, come tutte le parti del cervello. Epifisi, Cartesio la chiama ghiandola pineale. Secondo lui proprio questa ghiandola, che è l'unica, è singolare, è quella che permette il passaggio dall'una all'altra sostanza, che permette il passaggio delle informazioni, che permette che questo dualismo in qualche modo si ricomponga. Detto questo, voglio presentarvi due ultimi discorsi piuttosto veloci che riguardano l'uomo e il suo comportamento soprattutto. Uno ve l'ho già anticipato parlandovi degli animali, ed è quel discorso che Cartesio delinea in un testo particolare, specifico, dedicato proprio a questo argomento, che si intitola Le passioni dell'anima. In questo libro Cartesio analizza proprio le passioni, cioè i sentimenti, le affezioni, le cose che colpiscono l'anima, i pensieri, tutte queste cose che ci turbano e ci sconquassano l'anima, no? Che lo sconquassano all'uomo, ovviamente, perché solo l'uomo ha l'anima, solo l'uomo ha la res cogitans. Ecco, lui distingue in realtà due tipi di passioni dell'anima, che sono le affezioni e le azioni. Le affezioni, quelle che lui chiama affezioni, sono quelle che vi citavo parlando degli animali, cioè sono dei sentimenti, delle emozioni, delle pulsioni che nascono dal corpo, che nascono dalla res extensa e che colpiscono l'anima. Esempio, lo stomaco mi brontola, no? Allora, questa non è una cosa che ha deciso la mia anima, che ha pensato la mia anima, è un'emozione, una affezione, la chiama appunto Cartesio, che parte dal corpo e che si fa sentire, no? Anche il dolore, che so, mi taglio un dito, soffro, sento male. Quel male è un'affezione che parte dal corpo, ok? Ce ne sono di vario tipo. Anche, possiamo dirla, la pulsione erotica, sessuale, è una pulsione
un'affezione, una forma di eccitamento che parte dal corpo, ok? Ora, ci sono queste affezioni che quindi sono sentimenti, emozioni, pulsioni, spinte che vengono dal corpo, cioè dalla resistenza, e poi ci sono anche le azioni che invece sono pensieri e emozioni che nascono nell'anima, perché anche l'anima pensa, anche l'anima riflettendo si può emozionare, eccetera, ok? Certo, nell'uomo queste due forme di passioni convivono, perché l'uomo ha tutte e due, ha la res cogitans e la res estensa, quindi ovviamente l'anima si può trovare sconquassata, cioè sballottata tra queste emozioni. Certo, le emozioni più rilevanti da analizzare sono le affezioni, quelle che vi dicevo nascono dal corpo, perché l'anima è forte, dice Cartesio, quando riesce a dominare e a controllare queste affezioni. Queste affezioni tendono a farci davvero perdere la rotta, a farci scivolare da un lato all'altro, a, come una nave in mezzo alla tempesta, a farci perdere la rotta a volte, quando queste affezioni sono fortissime, e ci fanno perdere la concentrazione, ci fanno perdere di vista il retto comportamento. Allora l'anima deve essere in grado di controllarle, di sopirle, certo di recepirle, ma controllarle, perché l'uomo saggio, l'uomo che vive bene, è l'uomo che controlla le sue passioni, che non si fa trascinare dalle sue passioni. Quindi, in primo luogo, esistono due tipi di emozioni e l'anima deve controllarle. Attenzione però, perché queste affezioni certo ci turbano, certo ci angosciano, ci sconquassano, quindi vanno contenute, ma hanno una loro utilità. Non bisogna dimenticarsi di queste emozioni, non bisogna neppure troppo trascurare queste emozioni, bisogna contenerle ma ascoltarle. Perché, dice Cartesio, le emozioni sono, le affezioni meglio ancora, sono il modo più specifico attraverso cui il corpo comunica all'anima. Io vi ho detto che la ghiandola pineale è il punto di passaggio delle informazioni, diciamo così, dalla res cogitans alla res estensa, cioè dalla nostra anima al nostro corpo. Però è vero che anche il corpo vuole fare il percorso inverso, vuole cioè comunicare con l'anima. E come può farlo? Può farlo soprattutto tramite queste affezioni. Vi ripeto l'esempio di quando ho fame, il corpo comunica all'anima che è ora di mangiare. Quando sono triste e abbattuto, il corpo comunica all'anima che magari quella cosa che sto facendo mi fa del male al mio corpo, capite? Quindi le emozioni vanno contenute, vanno tenute sotto controllo, ma vanno anche ascoltate, sono utili. Soprattutto due emozioni particolari, qua Cartesio elenca tutta una serie di affezioni che noi non stiamo in questo momento ad approfondire, se no non finiremo più, però due in particolare, mi ci vorrei soffermare, e sono la gioia e la tristezza, le due emozioni fondamentali, le due affezioni fondamentali. Secondo Cartesio, gioia e tristezza sono i modi principali attraverso cui il corpo comunica rispettivamente ciò che gli fa bene e quindi ci fa provare gioia, e ciò che gli fa male e quindi ci fa provare tristezza. Quindi l'anima deve essere in grado di ascoltare queste emozioni. Quando prova tristezza capisce, se sa ascoltare queste emozioni, che il corpo in quella circostanza, facendo quella cosa che stiamo facendo, soffre, e quindi che forse sarebbe il caso di evitare quella cosa. Quando invece il corpo prova gioia, l'anima si rende conto che il corpo in quella circostanza, in quelle eventualità, gioisce, è felice, quindi che quella cosa forse si può ripetere, ok? La si può rifare. Però bisogna anche qui fare attenzione, perché gioia e tristezza sono emozioni importanti che comunicano sicuramente all'anima, ma anche qui bisogna prendere un po' con le pinze quello che queste emozioni ci stanno dicendo, nel senso che gioia e tristezza, come tutte le affezioni, tendono, secondo Cartesio, ad ingigantire le cose, cioè non hanno quella oggettività, quel distacco che sarebbe bene avere, si fanno un po' trascinare, e quindi, ad esempio, la gioia ci fa sembrare più buone cose che magari sono buone, ma lo sono magari in piccola parte, e invece ci fa esaltare in maniera esagerata. Allo stesso modo la tristezza può farci deprimere in maniera esagerata davanti a una cosa, certo che è dannosa, ma non è poi così tanto dannosa, e ci può trascinare via. Questo è il senso. Gioia e tristezza sono utili, ci comunicano qualcosa, ma ce lo comunicano in maniera esagerata e ingigantita di solito, senza limiti, senza il dovuto distacco. Allora, a quel punto l'anima cosa deve fare? Deve certo recepire queste emozioni, ma deve anche usare la saggezza, che è una virtù molto importante, fondamentale in questo caso. La saggezza è quella capacità di prendere le informazioni che arrivano dalle affezioni, ma allo stesso modo gestirle, analizzarle in profondità, capire quanto peso reale esse abbiano. Insomma,
c'è un duro lavoro, un lavoro di cesello direi, tra anima e corpo per comunicare a vicenda le cose, per gestire a vicenda i comportamenti e le cose che fanno bene e le cose che fanno male. La seconda e ultima cosa che ci rimane da dire riguarda la morale. Se vi ricordate, all'inizio, in uno dei primi video di Cartesio, lo trovate nella playlist che vi ho messo sotto, quello in cui parlavo del cogito, abbiamo detto che Cartesio ha delineato le regole del metodo e vuole dimostrare che sono fondate, vuole trovare un fondamento per queste regole. E nel procedimento, nel passaggio dalla formulazione delle regole all'individuazione di questo fondamento, Cartesio dice, per il momento metto in pausa ogni altro discorso, perché prima di dire conosco questo, conosco quello, devo agire così, devo agire cos'ha, devo vedere se il metodo è valido, devo dimostrare tante cose, insomma, il comportamento umano lo affronterò poi. Per il momento lo metto in pausa. E nel momento in cui diceva lo metto in pausa, Cartesio aveva esposto una sua, proprio nel discorso sul metodo, una sua morale provvisoria, la chiama così lui. Lui dice, adesso sto lavorando al metodo, sto cercando di scriverlo, sto cercando di dimostrare che è valido, poi dovrò dimostrare che permette di conoscere cose nuove, insomma dovrò fare tanti lavori. Ora che avrò un metodo valido, pronto, affidabile, passeranno mesi se non anni, ci vorrà del tempo. In questi mesi e anni in cui studierò come conoscere, eccetera, non è che potrò smettere di vivere, dovrò continuare necessariamente a vivere, uscirò di casa, vedrò persone, mi si porranno delle scelte morali da fare. Allora, cosa sceglierò se ancora non ho un metodo valido? Cartesio dice, per il momento mi affiderò a una morale provvisoria, cioè ad alcune regole momentanee che stabilisco adesso, le stabilisco senza neanche starci troppo a pensare, le metto lì, momentanee, sapendo che poi in un futuro, quando avrò trovato il metodo, dimostrato che è valido, dimostrato che è fecondo, eccetera, eccetera, rivedrò quelle regole, magari creerò una morale, questa volta stabile, duratura, valida, ok? Però nel momento, fin tanto che non ci arrivo, mi assumo delle regole momentanee, provvisorie, le chiama lui, che mi serviranno per agire. Ecco, questa morale provvisoria che Cartesio appunto espone a questo punto del suo ragionamento rimane l'unica morale che Cartesio ci dà, perché quel progetto di rivedere alla fine tutto, di stendere una morale questa volta definitiva, non vedrà mai la luce. Cartesio morirà abbastanza rapidamente, vi ricordate, quando va a Stoccolma, e non farà in tempo a scrivere una morale definitiva. Pertanto l'unico lascito dal punto di vista morale che abbiamo di Cartesio è questa morale provvisoria, che non è granché, ve lo dico già, i miei studenti rimangono abbastanza delusi, però c'è da dire che Cartesio stesso aveva detto la prendo come ipotesi momentanea, poi vedremo, quindi va presa anche questa un po' con il dovuto distacco, diciamo. Comunque la vediamo perché è abbastanza famosa, vale la pena di rifletterci un attimo sopra. Si compone questa morale di tre regole. Le tre regole non sono poi così complesse, ma vorrei presentarvele con le parole più o meno dello stesso Cartesio, quindi ve le mostro a schermo, proprio stese come le stende più o meno Cartesio, e ve le leggo. Prima regola. Obbedire alle leggi e ai costumi del paese, conservando la religione tradizionale ed attenendosi alle opinioni più moderate. Cosa significa questa regola? Significa che io mi impegno, mi do come obiettivo quello di seguire le regole, i costumi, le tradizioni del paese in cui vivo. Sono un cittadino italiano? Bene, in Italia, diciamola così, la religione dominante è il cristianesimo, il comportamento dominante è basato su queste norme, su queste altre norme? Bene, io per il momento, non sapendo bene che pesci pigliare, perché devo ancora ragionarci sopra, decido di attenermi alle regole tradizionali del mio paese, alla religione tradizionale del mio paese, alle opinioni più moderate. È inutile fare gli estremisti se non sappiamo ancora se questo estremismo è poi motivato, è poi così fondato. Meglio per il momento, nel dubbio, rimanere cauti, rimanere nel mezzo, essere moderati, non spostarsi in posizioni strane, originali, meglio essere conformisti, e vedremo che questa morale di Cartesio alla fine sarà una morale piuttosto conformista. Comunque, prima regola è questa. Seconda regola, essere fermi e risoluti, seguendo con costanza anche l'opinione più dubbiosa una volta che la si è scelta. Questa è una regola semplicemente di costanza, non farsi trascinare dalle opinioni giorno per giorno, ma cercare di rimanere fermi nei propri propositi. Terza regola, vincere se stessi più che la sorte e cercare di cambiare i propri pensieri piuttosto che il mondo. Ecco, questa è una regola, anche questa un po'
che non piace molto ai giovani, un po' deprimente per i giovani, voglio dire, perché ci sta dicendo che il mondo non si cambia. I giovani spesso hanno l'aspettativa di cambiare il mondo, anche giustamente la speranza di cambiare il mondo nella direzione che poi loro vogliono far prendere al mondo. Ecco, Cartesio ci dice che il mondo non si cambia, il massimo che possiamo fare è cambiare noi stessi, e quindi vincere noi stessi piuttosto che il mondo vuol dire questo: cambiare noi più che il mondo, lavorare su di noi più che sul mondo. È una morale questa, anche questa regola in generale, questa morale, ripeto, piuttosto conformistica, piuttosto moderata, certo, che rinuncia a un atteggiamento veramente propositivo nel mondo. Qua Cartesio sta dicendo: è inutile che lottiate per un mondo migliore, è inutile che lottiate per far cambiare idea alla gente, già tanto ce la cambiate voi idea. E quindi moderati. L'impressione è quella di un Cartesio, come abbiamo detto all'inizio, che magari in principio era partito demolendo tutto, mettendo in dubbio qualsiasi cosa, mettendo in dubbio le conoscenze sensibili, mettendo in dubbio le conoscenze razionali, la matematica perfino, ci ha detto che non è neanche sicuro che 2 più 2 faccia 4. Eppure adesso arriva a dirci che dobbiamo essere moderati, che dobbiamo accontentarci di quello che pensano tutti, di fare come fanno tutti, di seguire la religione tradizionale, gli usi e costumi tradizionali, e non avere idee originali, e non cambiare le cose, e al limite cambiare noi ma non il mondo. Ecco, è una morale estremamente moderata, estremamente conformistica, estremamente quieta, direi, proprio pacifica, da signore di mezza età, potremmo dire, in un certo senso. Però c'è da dire, a parziale difesa, a parziale discolpa di Cartesio, per cui magari ai giovani può non piacere, sì, è vero, però, ripeto, questa per Cartesio era una morale provvisoria, doveva servire nel frattempo, nel tempo in cui io mi metto a cercare una morale invece più approfondita, più fondata. Nel dubbio meglio essere cauti, quindi nel dubbio meglio essere moderati. Questo è il ragionamento di Cartesio, però questa alla fine è l'unica morale che abbiamo. Ecco, basta, ho finito questa lezione, ho finito tutto Cartesio. È stato un percorso lungo, perché su Cartesio c'è tanto da dire, poi a volte alle superiori si taglia qua e là, perché non c'è sempre il tempo di soffermarsi tantissimo su Cartesio, e per certi versi Cartesio, come abbiamo visto, su alcune cose inizia a essere un po' superato, e però insomma sicuramente ha lasciato il segno sulla cultura dell'età moderna per molti aspetti, ed è bene conoscere anche i suoi ragionamenti, conoscere il suo punto di vista. Vedremo che alcuni suoi ragionamenti, a volte anche per contrasto, verranno ripresi tante volte dalla scienza, dalla filosofia. Ne parleremo ancora quest'anno molto di Cartesio e della sua influenza, però per il momento il discorso si conclude qui. In descrizione, come al solito, trovate un elenco degli argomenti delle lezioni di oggi, con di fianco il link cliccabile, il minuto cliccabile, per far partire il video dall'esatto momento in cui inizia a parlare di quell'argomento, e in più i link agli altri video che ho citato. Ci vediamo presto per nuove lezioni di storia, filosofia ed educazione civica. Ciao, alla prossima!